tre artiste, tre diverse impostazioni tecniche e poetiche e un unico amore, la fotografia. Ha aperto i battenti al Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca una mostra che omaggia l'arte fotografica al femminile. L'esposizione riunisce le opere di Sara Binotto, Daniela Lazzareschi e Valentina Ramacciotti, che hanno scelto la fotografia come mezzo espressivo e d'arte. Il titolo della mostra, Lo sguardo di Medusa nell'attesa di Perseo, fa riferimento alla ricerca della bellezza. Alludiamo alla figura della Medusa in quanto la mostra in sé per sé allude alla bellezza e alla sua disperata ricerca. L'unico modo, diciamo, per in qualche maniera avere una memoria di una figura che può rappresentare in qualche maniera la bellezza è uno scatto. Questo scatto che paragoniamo allo sguardo che pietrifica appunto della Medusa. Le fotografie di Daniela Lazzareschi testimoniano della bellezza che si ritrova nelle piccole cose, quelle che rischiano di sfuggire alla nostra attenzione annebbiata dai ritmi quotidiani. Qui la figura umana non è essenziale, protagonista è la natura, nei suoi sorprendenti particolari. Il soggetto del lavoro di Sara Binotto è invece quello della memoria, individuale o collettiva, che si deposita e innerva il paesaggio naturale o modellato dal lavoro dell'uomo. Valentina Ramacciotti, che è anche scrittrice, ritrae invece con i suoi scatti il paesaggio e l'esistente nella loro precarietà e nelle varie declinazioni biologiche, simboliche ed etiche. La macchina fotografica, ma anche la telecamera, diventano per lei strumento per raccontare storie distopiche, dal quale far derivare in contrapposizione la speranza di un futuro migliore. La mostra, ad ingresso libero, rimarrà aperta fino al 4 agosto.